Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Romeo. Chi conosce questa coppia ballerina qua? Ci conoscono tanti, perché in televisione ci hanno visto tutti. Ogni tanto ci telefona qualcuno e dicono, vi abbiamo visto in televisione, dov'è che eravate? Che ci hanno visto anche ballare. Poi ti ricordi quando c'era la cucina di Inga? Che avevamo fatto le si mangiava qua. Che da mangiare. Noi ci conosciamo con loro da 7 anni. Da 7 anni. Qua di fianco c'è anche il dottor Mardari, porta l'arcata Standard Plus e Superior, vi facciamo vedere i denti che abbiamo fatto. E erano stati pazienti, tra l'altro curati dal dottor Michele, che è qua che sta lavorando. Eccolo là che fa sì sì con la testa. Allora, tenete conto che siamo a Chisinau, siamo in Moldavia. Questi sono i denti Superior, che si montano sull'arcata superiore. Aspetta che prova a girare la camera. Questi qua sono dei denti fatti tutti con il legno. No. Sono fatti tutti digitalizzati. Digitalizzati, 100% digitali. Questa è la struttura che regge i denti. E questa invece è la parte in zirconio. I denti in zirconio, vi ricordo, non deve essere tutta un'arcata, un ferro di cavallo di zirconio, ma deve esserci una struttura interna metallica, perché se no si rompe. Allora noi cosa facciamo? Tagliamo prima i denti di zirconio e vengono inseriti a blocchi sopra una struttura in titanio come questa o cromo cobalto. L'importante sia metallica, perché unisce poi gli impianti. Gli impianti tra di loro devono essere uniti da una struttura metallica che non li faccia quindi muovere da dove sono inseriti dentro all'osso. Ecco qua, questa è praticamente come viene realizzata Superior. Cioè, ci sono i denti singoli in zirconio o a gruppi di 3, di 4, dipende dove cascano i fori, e poi vengono questi assemblati sopra la struttura metallica. La parte rosa invece è composito, che se negli anni la gengiva si ritira, noi possiamo aggiungere qua del composito a freddo senza metterla a 1000 gradi. Me l'ha coperta allora. Ti ha fatto la ribasatura. Sì, la ribasatura. È importante la ribasatura? Sì, certo, è importante. Per non passare l'aria, per non rimanere il cibo, per poter ripulire, per parlare. Ok, diciamo che la verità è dipende. Dipende se il paziente è bravo a pulire oppure no. Mi ha fatto i complimenti a Michele. Che ti ha detto? Che sono bravissima a tenere i denti puliti. Hai paura della Moldavia? No, no, no. Assolutamente no. Ok, di dove siete voi? Di Milano. Di Milano. Mi raccomando, tutti i milanesi avete i voli, per esempio la High Sky, la nuova compagnia di bandiera, nuova, sotto Covid l'hanno aperta questa. Fate attenzione che l'Air Moldova, da quello che io so, se la sta acquistando praticamente piano piano la High Sky. A noi abbiamo preso una bella fregatura con Wizz Air. Con Wizz Air, no, Wizz Air ora terra. Sto aspettando che mi rimborsino 540 euro. Ho dovuto fare i biglietti due volte, perché adesso li ho fatti con Air Moldova. Comprati per le Canarie con quei soldi. Andate a mangiare alle Canarie, vi fate una vacanza. Veramente. Allora, questa coppia è una coppia che io dico sempre, hanno comprato la Ferrari qua da noi, sia lui che lei, e lui è un uomo, come dire, d'onore. C'è un bellissimo spot della Ferrari, andatelo a vedere, che è la Ferrari Roma, veramente un'opera d'arte quello spot televisivo. Perché ti far vedere che l'oggetto del desiderio, quella macchina, tutti si girano a guardarla e finisce che la Ferrari, che sono una coppia, marito e moglie, tutte e due con la Ferrari. Io dico sempre, se c'hai i soldi per la Ferrari, io vado in bicicletta. Se c'hai i soldi per la Ferrari, ce li hai anche per tua moglie. Se no, solo te con la Ferrari e lei in bicicletta. Scherziamo. In più sono venuti anche con tanti pazienti qua. Certo. C'è anche figlio qua. Figlio, amici, parenti, insomma sì, tutti. Perché poi dovranno venire a maggio un'altra coppia che devono fare il terzo viaggio, li abbiamo portati noi perché ci siamo trovati benissimo. Basta, non mandate più nessuno, No. Siamo pieni. È sempre pieno qua. Com'è la clinica attiva? Ce n'è pazienti? Sì, è sempre pieno qui. C'è un bel traffico, sì, c'è. Sì, c'è un bel traffico. I dottori come sembrano? Molto gentili sempre. Ancora giovani. Cresciamo insieme. Bianco c'hanno questi, molto, neanche Michele. Molto
molto gentilissimi, perché quando ci hanno visto anche il dottor Jacob mi ha abbracciato, mi ha guai, no, per quello abbiamo, allora, abbiamo un bel ricordo. Adesso facciamo un tour della clinica e vi facciamo vedere la clinica. Qua siamo nella clinica dove si fa la protesi, vi faccio vedere. Di là ci sono, c'è la sala d'attesa praticamente, la sala, la reception. Poi ci abbiamo, ecco qua, le nostre bellissime receptionist. Abbiamo qua gli uffici dove si fanno i preventivi. Ci abbiamo anche una nuova ragazza in training qua. Che belle ragazze. Qui ci abbiamo il call center, guardate qua, tutti in smart working. No, sono tutti a pranzo, sono. Qui abbiamo il professor Ghezio, salutiamolo, vieni, vieni. Buongiorno professore. Professore, come sta? Siamo in live sul gruppo. Voi non lo sapete, ma lui fa parte del consiglio medico qua della Moldavia, il dottor Ghezio, colui che si occupa di verificare poi tutti i piani di cura assieme a altri due o tre dottori. Quanti siete in consiglio medicale? Sì. In sei persone. In sette. In sei, esatto. E vi occupate di cosa? Per analizzare tutto, per fare i protocolli, per analizzare tutti i piani di cura quando sono casi più complessi. E se ci sono problemi, perché? Deve redirizzare, sì. Ok, dove avete il database di tutti i pazienti? Su Smile Cloud. Che cos'è questo Smile Cloud? Vediamo. Smile Cloud è un software che tiene tutta la informazione. Questa significa foto, scan, la TAC 3D, design. Tutto in un unico posto. Qua ci abbiamo tutti i pazienti, per esempio, che abbiamo in cura. Quando dobbiamo richiamare un paziente, apriamo qua Smile Cloud e vediamo i suoi denti scannerizzati e anche i denti definitivi. Sì. Questa è una prima visita. Questa è una prima visita, per esempio. E questo può essere condiviso anche con la Moldavia, con le altre cliniche. Possiamo controllare in un unico posto tutti i lavori, praticamente. E questa è una piattaforma importantissima, perché ci permette poi di andare a avere una comunicazione univoca su ogni paziente. E se... nell'altra clinica ci siamo anche noi nelle fotografie. Certo, tutti. Poi io i tuoi libri, mi sono arrivati anche i tuoi libri. Quali? Quelli su Amazon? Tutti e due. Quale ti è piaciuto di più? Li hai letti? Devo dire che mi sono piaciuti tutti e due. Uno era sui diritti umani, l'altro invece è proprio sulla parte tecnica, come vengono realizzati i denti. Ah, questo qui l'abbiamo conosciuto. Tu sei sardo, mi sembra. Sì, sì. Sì, l'abbiamo conosciuto. Che bei denti. Sono tutti quei denti qua. Anche questo. No, quello non lo inquadriamo per la privacy. Poi ci abbiamo qua dietro, questo è l'ambulatorio di dottor Eugenio. Chi di voi è stato curato da dottor Eugenio? Nessuno. Nessuno. Come va, Doc? Bene. Saluta a tutti i tuoi pazienti che ti guardano. Saluti. È un bel ragazzo anche lui, senza barba bianca. Tre ne ha, bimbi. Chiede sei figli, ecco qui. Sì, tre. Hai visto? Bella famiglia. Siamo tutti al terzo giro, siamo. E adesso poi tocca a te fare il maschietto. Tranquilla, tranquilla. Tranquilla, magari arrivano anche due gemelli. Chissà. Ah, qui sono venuta a fare le foto. Ah, le foto. Qua abbiamo praticamente la sala fotografica e in più abbiamo una poltrona che è dedicata alle scansioni. Quando il paziente viene digitalizzato, facciamo la TAC 3D, le foto, e in più con lo scanner intraorale, che è questo apparecchio qua, scansioniamo i denti. Così abbiamo tutto in quel software. Anche tu, sì. Poi abbiamo qua gli uffici. Sì. Ci abbiamo qua gli spogliatoi nostri della clinica. Poi abbiamo lo showroom qua, che serve a mostrare, insomma, quelli che sono i lavori che andiamo a fare. Ora non entriamo perché c'è una riunione qua. Qua abbiamo tutti i modellini dei pazienti morti. No, mi raccomando, non fumate. Ho detto, cavoli, abbiamo appena messo i denti nuovi, fateceli godere.
Romeo ha avuto un problemino col Covid, è stato male, male, male. Ma anch'io ho avuto la polmonite a casa quando non ero all'ospedale. A me ne è andata bene. Ah, ha perso un po' e gli ha lasciato degli strati. Allora, volevamo dirvi quindi, ricordate che la Dumi, la Iana hanno aggiornato la pagina con i viaggi di gruppo, i mini viaggi di gruppo. Come preferenza acquistate i voli su High Sky e parlo di quelli che vanno per la Moldavia, High Sky e Fly One. Air Moldova farà gli ultimi voli 2-3 mesi, poi viene praticamente operata tutta da High Sky. Ah, ecco. Quindi gli stanno facendo un pochino come ha fatto l'Alitalia, sì, che la fanno morire perché vanno tutti sull'altra barca, vanno, capito? Quante volte cambiano, abbiamo cambiato di barche. Io vi faccio un saluto qua da Chisinau, non venite in questa clinica, ragazzi, andatevi a curare in Italia, venite. Avete tanti dentisti in Italia, state lì in Italia, mi raccomando. Un saluto. Ciao. Ciao. Ti salutiamo noi.